e lei che dalla forma un pochettino, bisogna dire, un pochettino ambigua, tira fuori quest'acqua che ha dei poteri straordinari. Voi non ci credete? Vi faremo vedere le testimonianze, oggi soltanto una parte. Ha saputo che quest'acqua ha delle proprietà straordinarie? Non lo so, ma hanno detto che è buona. Dicono che sia afrodisiaca, quindi che dia delle piacevoli sensazioni dopo averla bevuta. Cioè, lei si trova bene con quest'acqua in ogni caso? Ma io la prendo ogni tanto, quando non mi trovo quella comprata. Non è che quando ha problemi con suo marito lei viene qui, prende l'acqua? No, no, no. Comunque, no. Lei sa che dà dei benefici afrodisiaci quest'acqua? Come? La vedo prendere a tutte quante. Io la vengo a prendere ogni tanto, però no, sempre. Okay. Non mi... Allora, lei all'acqua aggiunge anche la pillola? Beh, io la conosco da molti anni, perché qui ci ho abitato nel 1959. Già allora, quindi, aveva questi allora, benefici? Questo benefici, sì. Venivamo noi a riempire le bottiglie, sì, appositamente, e veniva anche da pescare la Francavilla. Signore, sappiamo che quest'acqua ha dei poteri sensazionali. Eccezionale. Afrodisiaci. Eccezionale. Eccezionale. Lei l'ha riscontrati? Caspita. È vero che quest'acqua ha dei poteri afrodisiaci? Sì, sì, veramente ho riscontrato che è una cosa extra proprio. Quindi nei rapporti è un macello? Va abbastanza bene. Una volta stavamo bene con l'acqua del rubinetto. Sì. E adesso con l'acqua comprata stiamo tutti male. Grazie signora, grazie.